cause love's hard to find. La la la. Ragazze indossano il body istituzionale di questa serata, che per noi è Miluna, Miluna il gioiello di Miss Italia, Miluna main sponsor di Miss Italia. Questa sera sarà anche eletta la terza classificata vela professional e io colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta i parrucchieri Mario C, Air Professional di Genova, e Nico e Pina Acconciature del porto turistico di Chiavari. Loro hanno acconciato e truccato le nostre miss. E ringraziando loro, chiaramente io ringrazio tutti i saloni che dal 24 di giugno hanno curato le acconciature di tutte le mie miss, quindi tutti i parrucchieri, tutti i saloni dalla provincia di Imperia, Savona, Genova e La Spezia, un grazie a tutti loro per il tempo che ci hanno dato, perché mi rendo conto che non è facile, e per le meravigliose acconciature alle nostre ragazze. Loro sono Vella Professional, i parrucchieri di Miss Italia e di tutte le donne. Corrente numero 3, lei è Alessia Olivera. Alessia viene dal Venga e ha 18 anni. Studia economia aziendale e in futuro vorrebbe iscriversi a psicologia criminale. Corrente numero 4, Margherita Arzelà. Margherita ha 19 anni e viene da Sarzana. Studia presso la facoltà di ingegneria gestionale e la sua passione è il ballo latinoamericano. Quando il gioco si fa duro, le Miss Liguri cominciano a giocare. Siamo a Rapallo, il momento caldo, il momento bikini.
ed ecco in passerella la concorrente numero 1, Ilaria Bottino, la concorrente numero 2, Rebecca Sciascia, e la concorrente numero 3, Alessia Olivera. Dove tutti i difregi o pregi vengono a galla e la giuria deve sempre e soltanto prendere appunti. E ora il turno della concorrente numero 4, lei è Margherita Arzelà. Tutto questo è Rapallo. Cantare insieme, vedremo.